Sono molto Sì. d'accordo. Infatti noi siamo per rivedere le regole a livello dell'Unione Europea ed è una fortuna che ci sia Paolo Gentiloni e non un rigorista del Nord a fare il commissario degli affari economici. Penso che sia andata così anche perché c'è questo governo in Italia che ha una credibilità ben diversa Ma non da quello soprattutto chissà quale precedente, mano, da però quello precedente, due, fatemi finire il fate ragionamento, 2-2 da come quello noi. precedente di Salvini, il tanto vituperato 2-2 è una manovra molto Identico. più espansiva di quella che avete fatto voi, perché voi eravate quelli che teorizzavano lo shock fiscale, la manovra espansiva, la festa sul balcone di Palazzo Chigi e alla fine avete fatto più 0,6 di Eravate manovra voi quelli che espansiva, dicevate che non bisognava dopo aver toccare bruciato miliardi di il euro debito nella tempesta pubblico. Noi finanziaria no, eh. tra Aspetti una alla ottobre volta. e novembre del 2018, perché questo è quello che è successo quando avete annunciato il 2,4, lo spread è andato sopra 300 e poi siete tornati con la coda tra le gambe al 2. Noi annunciamo il 2,2 che è più 0,8, quindi una manovra più espansiva di quella precedente, ahimè perché abbiamo anche una clausola di salvaguardia più alta, però questa è la realtà con cui dobbiamo fare i Ti conti. ricordo che i livelli più Facciamo una elevati di manovra spread più sono stati proprio espansiva, col fammi tuo finire, governo. aspetta, facciamo una manovra Insomma, più dire le cose. espansiva della vostra e lo facciamo lasciando lo spread sotto 140. Spiegami E dov'è sai che espansiva cosa la vuol dire manovra, perché l'ho guardata questo? La bene. grande differenza per gli italiani è che noi oggi nella nota di aggiornamento stimiamo per il 2020 una spesa per interessi sul debito inferiore di 7 miliardi rispetto a quella che voi prevedevate 6 mesi fa. Questo è Cioè il risparmio di non avere più il governo giallo-verde? Il Che è solo dividendo di un tendenziale. Ma governo che va cosa in stai Europa, che dicendo? negozia invece di fare a pugni, ma negozia con la schiena dritta, fa una manovra più espansiva e ha lo spread più basso, è che noi risparmieremo 7 miliardi nel 2020, 12 miliardi nel È il 2021, tendenziale, diminuzione 17 miliardi nel dei tassi di interesse. 2022. Guardati Lo la sai curva cosa dei vuol tassi di dire 7 interesse. Ma stai miliardi? raccontando alla gente. Questi Ma sono dai! numeri nero su bianco della nota di aggiornamento rispetto al vostro DEF, dello Ma stai spread dicendo a delle cose che sono 140 veramente rispetto allo assurde. spread a 300 Adesso come era dimmi, con no, voi, voglio con sapere, 7 quali sono miliardi le di misure euro, espansive ve di lo questo spiego, governo? con Allora, 7 miliardi di, con 7 sono i 7 miliardi di miliardi di lotta euro all'evasione. sarà più semplice Una alla volta, se evitare no che non aumenti capiscono da l'IVA, casa. Una alla volta. 7 pagheremo miliardi di aumento Uno alla dell'IVA. il taglio del 2 miliardi. cuneo fiscale che aiuterà le famiglie ad arrivare a fine mese, Certo, aiuteremo le imprese con il superammortamento 10 euro al e mese un caffè, l'iperammortamento che voi scusatemi, Europa così avete non si capisce. cancellato e finanzieremo il Possiamo, piano di allora, investimenti Misiani per e l'ambiente. Pitoggio, Chiediamo a un Brambilla se un attimo, capitolo ci può interrompere finché un caffè al vuole, giorno ma quelli sono i è una numeri. misura Noi economica, oggi sì? risparmiamo Un caffè al 7 giorno è una miliardi di misura euro economica e di questo questo è il se governo più parlate così non si credibile. sente né Va l'uno né bene, lo l'altro, non so, facciamo è un perché buon la verità dà servizio. fastidio. Misiani ha detto alcune cose importanti rispetto alla manovra finanziaria, a quello che si può fare o non si può fare, sempre partendo dal presupposto che più di tanto non si può fare, perché devo dire che il 2,2 non è questa cosa incredibile. Però cosa ha detto Misiani? Questa cosa non incredibile l'abbiamo ottenuta senza fare una piega, senza far schizzare lo spread alle stelle e senza buttare via soldi di interesse. Su questo è d'accordo Brambilla, poi sento Poi anche registriamo, Bitonci. vediamo il prossimo anno quando non incasseranno i soldi dell'evasione fiscale, perché questa è la realtà, perché non c'è governo che dice dagli ultimi 10 anni che bisogna trovare i soldi Questo lo dell'evasione sappiamo. fiscale. Quindi Ma dopo Bitonci, vedremo lei ha le appena detto che coperture, con la cioè il fatturazione prossimo anno, elettronica avete quando non recuperato 5 riuscirete. miliardi. Sì, ma sono già scontati Allora, però quest'anno, parliamo di se ne stiamo adesso, non parlando. gufiamo sul E futuro. vediamo l'aumento di 5 miliardi dell'IVA, vediamo dove li trovano. Allora.